Nella puntata del Grande Fratello VIP trasmessa il 6 febbraio, Edoardo Donnamaria ha avuto un confronto con l'opinionista Sonia Bruganelli a causa di parole offensive che aveva usato contro di lei. Edoardo considerava Sonia responsabile di una lite con Antonella Fiordelisi e l'ha insultata dicendo che era brutta, antipatica, odiosa, bruciata e bollita, e che lavorava solo perché era la moglie di Paolo Bonolis. Sonia, durante il confronto, ha risposto che non si era presa la sua offesa perché Edoardo era chiuso nella casa del GF VIP da 4 mesi, ma che aveva notato un suo atteggiamento negativo verso le donne e che credeva avesse una rabbia repressa. Edoardo ha spiegato che la sua frase su Paolo Bonolis era stata detta scherzosamente e Sonia gli ha suggerito di maturare. Nel frattempo, hanno discusso anche della relazione tra Edoardo e Antonella, con Sonia che ha suggerito che un uomo che ama davvero la sua donna non la metta sulla bocca degli altri. Alla fine, Edoardo ha chiesto il perdono a Sonia e lei ha accettato. Alfonso Signorini ha promesso di essere disponibile a fare da padrino al battesimo del bambino che nascerà dalla loro relazione.